Metti bene i piedi? Quante volte hai sentito questa frase? E cosa significa mettere bene i piedi? Mettere bene i piedi implica due cose. Uno, riuscire a individuare la posizione corretta, quindi la presa corretta per il piede, l'appoggio in base a dove devi andare. E secondo, come calzare l'appoggio e come orientare e posizionare il piede in maniera tale da scaricare più peso possibile sull'appoggio. Per l'individuazione di dove posizionare il piede rispetto alla tua posizione, rispetto appunto all'arrampicata, rispetto a quello che offre la roccia, ti posso dire che è meglio posizionare i piedi più possibilmente vicino all'asse primario. Poi dopodiché bisogna vedere caso per caso quello che appunto offre la parete o la roccia. Quello cambierà sicuramente da movimento a movimento. Oggi ti voglio parlare invece del secondo punto, come riuscire a posizionare in maniera più corretta il piede in maniera tale da scaricare più peso possibile. Quindi parleremo delle posture del piede. Andiamo ad esaminare l'orientamento del piede secondo un piano verticale e secondo un piano orizzontale. Per quanto riguarda il lavoro del piede in placca, è prevalente l'utilizzo della punta interna della scarpetta. Per quanto riguarda lo strapiombo, invece, è possibile anche l'utilizzo esterno della punta della scarpetta. L'importante è che l'orientamento dell'asse del piede non sia mai parallelo sia nell'asse verticale sia per quanto riguarda l'asse orizzontale, o almeno non sia parallelo nel momento in cui tu stai in scarico. Poi ovviamente nel momento in cui tu vai ad allungarti verso una presa, ovviamente il rapporto cambierà. L'importante è che l'impulso venga generato da una condizione ottimale, e quindi il posizionamento dei piedi all'inizio è per scaricare peso e poi successivamente per poter erogare, imprimere un'accelerazione al movimento per poter appunto espletare l'allungamento. Nell'allungamento, diciamo, c'è la fase inerziale del movimento, e in quel momento lì potresti anche andare parallelo con il piede, ovviamente con il rischio di perdere il piede se l'appoggio è piccolo, però diciamo sei supportato dal fatto che sei in dinamica. Poi presa la presa seguente puoi ricominciare a ripristinare il punto di decontrazione e quindi riposizionare i piedi in maniera tale da riscaricare peso e rigenerare il prossimo potenziale. Ora andiamo proprio a vedere l'orientamento ideale di un piede. Prendiamo una presa piccola, chiaramente orizzontale per offrire appunto l'appoggio ideale, e vediamo innanzitutto da di dietro. L'appoggio ideale sarebbe posizionare l'interno punta e abbassare il tallone in questo modo qua. Questo è rispetto all'asse verticale. Poi in più c'è quest'altro angolo, questo è il 90 gradi e noi dovremmo stare un pochetto più all'interno, più o meno su un 30-40 gradi. L'importante è non andare con il piede parallelo, in questo caso perderemo l'appoggio. Peggiore è andare parallelo e andare in verticale, così automaticamente il piede si scalzerà. Quindi orientamento sul piano orizzontale da 90 gradi verso l'interno con il tallone, così. L'importante è non andare ad appiccicare appunto il piede in maniera parallela alla parete. Per quanto riguarda il piano verticale, il tallone deve stare più in basso della punta. Se va più in alto, come vedi, parte non solo per perdita appunto di angolo di incidenza, ma perdita anche perché fa leva sulla punta. Ed eccoci ora all'esercizio che ti consiglio di fare. Ti aiuterà a mantenere l'attenzione sulle priorità. La priorità in assoluto nell'arrampicata è scaricare più peso possibile sui piedi e sull'asse. Prendi due prese medie,
cominci subito da una presa bassa, metti in posizione la punta, esattamente come abbiamo appena detto, abbassi il tallone, vai in carico, altro piede uguale punta e abbassi il tallone. Puoi salire, punta, abbassi il tallone, punta, abbassi il tallone, abbassi, punta, abbassi il tallone, punta, abbassi il tallone. Puoi farlo anche dall'altra parte, simmetrico, punta, abbassi il tallone, 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 punta, abbassi il tallone. Il punto abbassa il tallone vale sempre, perché l'abbassare il tallone presuppone la decontrazione, quindi il rilassarsi e permettere al peso di andare verso il basso dove dovrebbe andare. Se ti è piaciuto metti like al video e per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti iscriviti al canale e schiaccia il tasto campanellina. Grazie, alla prossima. Thank you.